Prima del 3D, piccole carte a sorpresa, libri animati, 19 e 20 secolo, è il titolo della mostra e del ciclo di conferenze ospitate dalla Biblioteca della Regione a Torino. Visibile fino all'11 aprile, curato dal presidente della Fondazione Tancredi di Barolo, Pompeo Vagliani, e dalla docente di Storia della Pubblicità all'Università di Firenze, Laura Borello, l'allestimento propone una rassegna di biglietti e libri in cui le immagini, grazie a particolari accorgimenti, si muovono e si trasformano creando effetti tridimensionali. Libri e bigliettini. Direi che il punto di contatto principale è creare sorpresa. Stupire, cioè quindi uno apre un manufatto che sembra tranquillo e invece è un'acqua cheta perché rivela un mondo e quindi praticamente un mondo dal punto di vista del movimento, della creatività delle immagini, ma anche un mondo dal punto di vista dell'umorismo piuttosto che del divertimento. E quindi questi oggetti piacevano sia ai bambini sia agli adulti. La maggior parte dei libri che sono qui esposti, anzi tutti, provengono dalla collezione del Museo della Scuola del Libro per l'Infanzia, con cui abbiamo instaurato un rapporto stretto con la Biblioteca della Regione e che ringrazio anche per questa opportunità di fare insieme questa mostra.